Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della New World Mod Pack. Sono sempre Alex Scialla e siamo su Minecraft. Allora ragazzi, ci siamo lasciati qui in caverna. Oh mio Dio, ma qui... Oh, no, 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 non voglio crepare, non voglio crepare. C'è qualcosa di strano, perché ci sono tutti questi zombie? Ho visto anche una lucina. Mi sa che qui c'è il dungeon, sì, infatti. Ah, no, 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 spostati, spostati, spostati. Vediamo, ho messo le torce. È esploso un creeper. No, oddio, che palle. Si è messo pure a piovere. È esploso un creeper, porca miseria. Allora, ho comprato finalmente le cuffie. Per cui non dovreste aver problemi. Però questo, se non sbaglio, è un video che uscirà lunedì, per cui penso che ve lo ripeterò anche nel video di domenica, cioè di ieri. Torniamo giù. Questa pioggia è una rottura di scatole, purtroppo. Devo abbassare un pochino i volumi della mia cuffia. Perfetto. Devo tornare giù. Andiamo a riprenderci tutta la nostra roba. Non ho attivato i death point. Questa è una cosa molto sbagliata. No. Come diamine si apriva? Ecco qua. Dove diamine sarò morto adesso? Torniamo giù. Ah, di qua no. Allora, di là abbiamo trovato il creeper che è esploso, che era il creeper rocket. Comunque mi sa che ho fatto una cacchiata a non prepararmi prima una spada, prima di venire. Oh, qui c'è la mia spada. E qui c'è il resto della roba, perfetto. Ridatemi tutto. Ok. Risistemiamoci. Allora, gli stick vanno bene. Il piccone non ci interessa. Questo qui, sì. La spada, il legno no. Ci mettiamo la cobblestone, ci mettiamo questo, la crafting e lo zainetto. Perfetto. Oddio, perché lagga? Perché lagga? Ok. Abbiamo bisogno di ammazzarli. Oddio, è caduto un braccio allo zombie. Che figata! Figa sta cosa, mi piace. Non ho messo la pala, eccola qui. Allora, facciamo in modo che possiamo mettere qualche altra torcia. Perfetto. Vediamo un po'. Platinum bar, copper, tin, redstone, un bucket, delle stringhe e delle copper. Togliamo un altro po' di roba. Tanto questa graveler rompe solo le scatole. Vediamo se troviamo. Oh, da dove cavolo sei uscito tu? No, 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 non ti azzardare ad ammazzarmi. Oh mio Dio. Da dove diamine è caduto quello? Se ne spawna un altro sono cazzi. Mettiamo un'altra torcia. Così siamo sicuri che non spawna. Perché sennò sono veramente cavoli. Però mi sembra strano che ci siano solo una cesta. Eccola qui. Opa. Manganese. Ah, dell'iron. Finalmente qualcosa di interessante. Un libro incantato. E ci prendiamo una sola sedia, perché l'altra non ci interessa. E qua che ci abbiamo? Ok, io vorrei fare un attimo il piccone di ferro. Perché ho visto appunto il... quella cosa che non riuscivamo a rompere. Vedete quanto è figo il piccone di ferro. Allora, questa qui ce la prendiamo a mano. Le ceste non ci interessano. Magari ci segniamo lo spawner.
ci interessa, perché appunto non abbiamo più la possibilità adesso di fare la soul shard e cavolate varie, per cui magari possiamo utilizzarla, cioè utilizzare questa. Per cui scriviamo zombie. Perfetto. Dai cazzo, dai. Andiamo giù e vediamo che roba è questa. Mi sa che è manganese pure quello. Sì, infatti, è manganese. Col manganese che cosa ci si può fare? Vediamo un po'. Vabbè, il manganese block. Il manganese brick. Macerarlo. Poi, questa è. Ma vai a cagare. Non ci interessi. Continuiamo ad esplorare questa caverna, questo dungeon. Con la spada possibilmente e non con il piccone. Fino adesso abbiamo trovato pochissimi materiali nuovi. Ciao Creeper. Capito, i creeper quando stanno esplodendo si illuminano adesso. Non capisco. Questa che roba è? Sempre di presa. Io sinceramente voglio, prima di cercare i materiali che ci interessano. Cosa diamine è quel coso? Guardiamoci dietro. Zitti, una cesta. Due ceste. Bene. Ah! Cazzo! Mi ha fatto fare i vermi! Ma vaffanculo! Scusatemi ragazzi, ma mi ha fatto letteralmente. Oddio! Mi ha veramente fatto saltare! Oh mio Dio! Mi è venuto un infarto! Aspettate che abbiamo la nostra bellissima borsa. Cioè, scusatemi per l'urlo, ma veramente mi ha fatto saltare in aria. Abbiamo trovato un nuovo piccone. Perfetto. Una cesta non ci interessa. Oh mio Dio, mi sono veramente. Perché c'ho slowness? Ragazzi, 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 abbiamo trovato una cosa molto interessante. Questo qui, se non mi sbaglio, è quel materiale che è messo nella doppia fornace. Ci darà lead. Sì. Lead e come si chiama? Lead e non mi ricordo. Ah, è silver. Ci darà il doppio materiale. E a noi interessa moltissimo. Perché appunto, prima cosa è raro. Però quando si trova, se ne trovano parete intere. Questo l'Osaki praticamente ha già giocato alla vecchia versione. A una versione. Oddio. Ad una versione vecchia che ho giocato a Minecraft un po' di tempo fa. Era uscita questa, appunto questa versione di Minecraft dove non c'era la minestone, dove non c'erano modi. È stata una delle prime che sono uscite. Dopo. Oddio, ma che diamine sono quei cosi? Ah, ma lì ci sono altre ceste. Non scenderei, sinceramente. Anche se è molto rischioso, sinceramente. Allora, ragazzi, possiamo riuscirci. Purtroppo non ho un arco. È molto rischioso. Io sinceramente andrei un attimo sopra, mi svuoterei e poi riscenderei. Perché è molto pericoloso. Aia. Però lì ci sono delle ceste molto interessanti. Si stanno picchiando tra di loro. Bene. E vorrei capire quelli che sono. Bewitch. Tome, sembrano i libri che sono, che ci sono nella tua light. Dai, su, ammazzatemi in fretta. Sinceramente, mi farei una specie di scala in modo da poter scendere. Scendi. Scendi. Oddio, perché mi ha messo tutti questi blocchi? Ciao, Creeper. Vedete i Creeper? Ok, sono morto. No, non sono morto, che culo. I creeper si illuminano adesso quando. Ma non capisco. Perché c'ho slowness? No, ma dai. Che palle.
C'ho slowness. Cioè, siamo lenti. Comunque si fa interessante adesso scendere in caverna. Perché appunto potremmo trovare chest. Ah, forse ho capito, si sta scaricando il mouse. Ecco perché prima mi ho messo tre blocchi. Credo di sì, perché ho il mouse non col filo, ma con le batterie. Ah, però è interessante, sinceramente. Comunque, sempre per quanto riguarda la serie, se voi preferite che faccia entrambe, come già ho letto qualche commento, oppure se volete che faccia solo la vecchia o solo la nuova, vi ho detto, a me basta che me lo dite, cioè, siete voi che decidete come andare avanti questo canale, non sono io. Ma io vado in base a che cosa piace a voi. Se a voi piace di più quella, faccio quella, se a voi piace di più questa, faccio questa, non è un problema. Adesso però dobbiamo andarci a prendere tutta la nostra roba. Assolutamente. Però sono sceso di nuovo senza nessuna spada. Sono un cretino. Allora, il death point è di là. Dai, su, 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 su. I creeper si illuminano adesso quando stanno esplodendo. È una cosa alquanto figa. Almeno sappiamo. Che diamine è? Sappiamo quando un creeper ci sta per esplodere in faccia. Perché si illumina. Dai, su, fammi passare. Ok, che diamine? Ah, ci sono due creeper, bene. Scappiamo assolutamente. Dov'è che ho fatto la scala? Ah sì, è esploso il creeper, per cui... Oddio, non c'è più nessuno. Bene. E io ho finito le torce. Meglio ancora. Allora, ci prepariamo con la spada. Qui è rimasta qualcosa. Allora, io farei delle torce, prima cosa. Prendiamo lo zainetto. Prendiamo del carbone. Posiamo la redstone. Facciamo dei bastoncini. Dai, su. E voilà. Mettiamo le torce. Perfetto. Camminiamo. Però sposterei così. Oddio. Ecco qua. C'erano delle... C'erano delle ceste qui. Che fine hanno fatto? Strano. Mi ricordo di aver visto delle ceste. Vabbè, comunque abbiamo trovato dell'oro. Aspettate che mettiamo... Perché salta così tanto? Bah. Mettiamo un po' una torcia. Svuotiamoci un momento. Buttiamo la tin, il silver. Questi qui. Perché ho il letto in con me? Vabbè. Prendiamo il ferro. Quest'oro. Stiamo attenti che non voglio morire di nuovo. Allora, questo che cos'è? Cos'è? Silver. Allora, io tornerei un attimo verso qua. Questo è il lead. Ora prendiamo tutto, non mi preoccupate. Sto cercando solo di vedere un pochino in giro che cosa c'è. Avevo visto altro oro. L'oro è molto interessante, per cui lo prendiamo direttamente. Perché se dimentichiamo un pezzo di lead non è un problema. Se dimentichiamo un pezzo d'oro, già è più complicata la cosa. Qui c'è della lava. Perfettamente l'ossidiana. Allora, prendiamoci questo copper. Sto consumando il piccone di ferro perché appunto abbiamo anche quello di steel. Però ci conviene più utilizzare questo. Anche se ci mettiamo un po' più di tempo. Questo che roba è? Penso sia liad. O lead, come diamine si chiama. Il lead si trova sempre insieme al silver. Questa è una cosa che non ho mai capito perché. Anche perché sinceramente non so manco che cosa sia il lead. Se voi avete un'idea di cosa sia il lead, perché non me lo fate sapere nei commenti così riesco a capire anch'io di cosa si tratta. Allora, vediamo qui sotto che cosa c'è. Magari c'è qualcosa di interessante, buttiamoci. No, assolutamente nulla. C'è un po' di copper. Vabbè.
Ritorniamo su. Allora. Dai, su, rompiti. Grazie. Dai, su, non farmi fare le scalate in montagna. Qui c'è altro copper che noi prenderemo subito. Comunque, sempre per quanto riguarda, se volete le puntate in caverna me lo dite. Se invece non vi piacciono, ne faremo a meno. Da quando non c'era nessuno sono tornati tutti. Sto fatto che No, ma dai! Non è che posso morire ogni 2 secondi. Ragazzi, torno un attimo lì e riprendo il video. Aspettate un attimo. Eccoci qua, ragazzi. Ho deciso di mettermi un attimo a letto appunto per evitare. Allora, io direi di andarci un attimo sopra. Allora, dove diamine sale? Vabbè, saliamo così. Facciamo prima. Mi svuoterei un attimo e poi scendo. Ah, così in modo che non abbiamo più il rischio di perdere la roba. Però qua da dovunque ci giriamo, ci troviamo gente che ci vuole uccidere. E non è una bella cosa, sinceramente. Dove diamine si esce da qua dentro? Se noi ce ne andiamo di qua. Non ho nemmeno un piccone, ma che diamine. Dai, su. Allora. Comunque, se avete qualche appunto, qualche richiesta particolare, oppure se volete che inizi un nuovo modpack. Un modpack che magari vi piace di più. Basta chiedere. Qui. Io sono qui appunto. Che diamine è questa roba? Vedete? Cioè non si può stare in caverna. Che adesso ogni volta che ci giriamo troviamo qualcosa di nuovo. Lo zinco. Quella è una spada di diamante volante. Oddio. Quella è un ragno. Questa. Ah, quella cosa che abbiamo trovato ieri. Io sinceramente. Questo che diamine è. Copper. Salirei alla vecchia maniera. Uscire da qui dentro perché sinceramente. Già. Già è un casino. Arriverei sopra. E riprendere il video. A fra pochissimo. Eccoci di nuovo qui ragazzi, allora guardate qui che cazzo hanno combinato dei creeper mentre andavo a prendere la roba. Benissimo, allora adesso vi faccio vedere un po' di cose. Ecco un altro creeper. Quanto diamine sono brutti i creeper in certi momenti. Allora, io direi di cominciare a posare un po' di materiale qui dentro. Anche se alla fine penso che mentre. Durante il tempo che non registrerò, comincerò a costruire la casa in modo da non rompervi le scatole. Farò giusto una casetta piccola come abbiamo fatto anche nella vecchia serie. Giusto una piccola casetta. Se no mi accampo in uno delle case del villaggio, che pure non è male come idea. Altra roba. Prendiamo il tutto. È molto interessante come cosa perché ci sono molti materiali e mi piace come idea. Comunque mettendo questo qui adesso che vi faccio vedere, dobbiamo fare due fornaci precisamente. In questa fornace qui, che adesso vi faccio vedere subito, in questa fornace qui, la slag furnace, se noi andiamo a mettere. No, vabbè. Andiamo a mettere questa roba, dov'è? La Silver Ore. Adesso vi faccio vedere. Ci darà doppia cosa. Ci darà il silver e ci darà il lead. E in base a noi se vorremmo fare questa mod, che non mi ricordo come si chiama, adesso la cerchiamo, che è una mod che ci permette di smeltare gli oggetti.
Cioè, usare le fornaci senza carbone. Oppure di triturare della roba. Come prima, se vogliamo fare la roba senza corrente, è interessante. Se riesco a trovarla, ragazzi. Perché se non la trovo, è un casino. Allora, eccola qui. Con questa roba qui. Il solar turbine. La furnace header, il grinder, il mixer. E il crystallizer. E sembra alquanto interessante, non è proprio male. Però è sempre da vedere. Comunque penso che per oggi, per questa puntata, è tutto. Ci vediamo nella prossima puntata, dove vi farò trovare una piccola casetta. E decideremo che cosa fare, se giocare con la Millionaire, cioè aiutare i villaggeri a fare un grande villaggio, o se lavorare per cavoli nostri. E ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti ragazzi. Mi raccomando, un bel mi piace. Ciao.